risposta è così perché il titolo del film è Finché c'è Prosecco e c'è Speranza, che è un titolo un po' ambiguo, e quindi volevamo che dalla locandina fosse sfacciatamente un giallo e si capisse subito. Il film è ambientato nelle colline dove si fa il Prosecco, che sono delle colline della Marca Trevigiana. Io sono nato lì e quindi sono tutti posti che conoscevo bene fin da bambino. Ovviamente abbiamo fatto una selezione dei più belli, dei più interessanti, anche di quelli che raccontassero meglio il conflitto, insomma, tra cemento e natura, tra inquinamento e natura, e abbiamo fatto un collage dei posti più belli, ecco. Mio nonno mi diceva sempre, quando un giorno questa terra sarà tua, ricordati che anche tu sarai suo. Il tema principale del film è quello del rapporto con la giustizia, non soltanto quella legale, ma anche quella rispetto a noi stessi. E scopriamo che nel film molti personaggi hanno delle ferite aperte e aspettano giustizia per se stessi. Bevuta nell'ultimo giorno di battaglia. Buonasera, mi chiamo Stucchi, sono della questura di Treviso. Pregi sono una inguaribile tenacia, nel senso che è una figura che abbiamo definito, sta sempre un passo indietro rispetto al mondo che lo circonda, cioè non sa come vestirsi, non sa come muoversi, non sa che direzione prendere, però piano piano continua anche in qualche modo sostenuto e incentivato dallo zio, e uno dice non mollare, tu ci credi, metti tutto te stesso in questa cosa, vedrai che ce la farai, vedrai che trovi. E lui effettivamente piano piano con la sua determinazione, con le sue forze, riesce ad arrivare alla soluzione del caso e riesce ad avere anche in qualche modo giustizia per se stesso. Movente? Mi sembra suicidio. Era vecchio, senza figli, si era stato depresso. Ma quale depressione? Tu non hai idea del vino che faceva. Gente seria, Stucchi. Gente così non si suicida. È un giallo, Citran l'ha definito un giallo come i gialli inglesi. Quindi, Beh, molto elegante come molto definizione. elegante. Quindi un giallo, ecco, un po' più elegante, e che non ha morti sventrati, non ha sangue, non ha sparatorie, però è un po' un inno all'intuizione. Lui, il personaggio di Giuseppe, come una goccia che cade, un po' alla volta, mette insieme i pezzi e alla fine diventa anche avvincente. La facciamo spritz, eh? A quest'ora. Offro io, dai. Allora sì.